verso in padella un filo d'olio. Aggiungo 150 g di funghi porcini, nel mio caso sono surgelati. Naturalmente potete utilizzare anche quelli freschi. Uno spicchio d'aglio. Aggiungo un pizzico di sale. E faccio cuocere fin quando i porcini non saranno cotti. Possiamo aggiungere appena un po' d'acqua se necessario. E lasciamo cuocere. Sono passati 15 minuti, i funghi sono cotti. Ora rimuovo l'aglio. Aggiungo 80 g di gorgonzola che ho tagliato a pezzi. 100 ml di latte e ora farò sciogliere piano piano il gorgonzola. Sciogliendosi, il gorgonzola insieme al latte formerà una crema. Il gorgonzola è completamente sciolto. Possiamo spegnere e togliere. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta, ora che bolle aggiungo il sale e 250 g di paccheri. Li farò cuocere il tempo indicato e li scolerò al dente. Metto i paccheri nel condimento e mescolo per far addensare. Possiamo già togliere. E impiattiamo. Un po' di prezzemolo. E i nostri paccheri cremosi con gorgonzola e funghi porcini sono pronti. E ora assaggiamo. E inizio con la marinatura dell'arista. Questa è una ricetta che deve essere pensata un po' in anticipo, perché l'arista appunto deve essere messa a marinare almeno 10-12 ore prima di essere cotta. Questa è un'arista di circa un chilo, l'ho messa in questa teglia. Ci verso sopra una birra da 330 ml, va bene una birra chiara. Aggiungo una carota, una costa di sedano fatta a pezzi, qualche foglia di alloro e un rametto di rosmarino. Questa ora la copro e la lascio marinare in frigo per almeno 10 ore. Ho ripreso l'arista dal frigorifero. La poso su un tagliere, tamponandola appena. E la tengo un attimo da parte. In una ciotola metto un po' di sale, saranno circa 2 cucchiaini, un po' di pepe e poi trito il rosmarino che avevo messo a marinare insieme all'arista. Lo aggiungo al sale e al pepe. E con questo composto condisco l'arista massaggiandola su tutti i lati. Verso dell'olio in un tegame capiente e metto l'arista all'interno della pentola.
e questa la porto sul fuoco per far rosolare bene. E questa la faccio rosolare prima su un lato e poi sull'altro. E ora che è ben rosolata, aggiungo di nuovo tutta la birra e gli odori che avevo messo per marinarla. Copro con un coperchio e lascio cuocere per circa un'ora e a metà cottura la girerò. Metto l'arista su un tagliere e la lascio un attimo raffreddare. Con un colino passo il fondo di cottura. Ho preso poi due cucchiaini di amido di mais. Lo faccio sciogliere con appena due cucchiai del fondo di cottura. E rimetto tutto insieme. E rimetto il fondo di cottura nella pentola insieme a una noce di burro, sono circa 20 grammi. E riporto sul fuoco. Nel giro di appena un paio di minuti il burro si scioglierà e la salsina si addenserà. Si sta già addensando e possiamo spegnere e togliere. Metto la salsa in una ciotolina e ora non devo far altro che liberare l'arista dalla retina e poi affettarla. Ne taglio qualche fetta. La bagniamo con la sua salsa d'accompagnamento. La nostra arista, la birra, è pronta. E ora assaggiamo. Tenerissima e succosa. Metto in una ciotola 150 g di burro che ho fatto ammorbidire a temperatura ambiente e lo lavoro insieme a 120 g di zucchero. Posso utilizzare un cucchiaio di legno e dovrò lavorarlo fino ad ottenere un composto morbido a pomata. Ora che il burro è morbido, posso aggiungere un pizzico di sale e la scorza grattata di mezzo limone. Ora aggiungo le uova, uno intero e un tuorlo. E continuo ancora a lavorare col cucchiaio di legno. Fino a che non avrò ben amalgamato le uova al burro e allo zucchero. Ora posso aromatizzare il mio composto. Mi occorreranno 4 chiavi di garofano, se avete quelli già in polvere è meglio, altrimenti tritateli voi. E aggiungeteli poi al composto insieme a mezzo cucchiaino di cannella. Mescolate ancora. Ora mettete in un mix 150 g di nocciole. Li dovrete tritare fino a ridurre in polvere finissima.
e poi dovrete aggiungerle al resto dell'impasto. Mescolate ancora bene per amalgamare bene tutto. E ora possiamo incorporare la farina, 250 grammi, in 2-3 riprese. Iniziate a mescolare con il cucchiaio, poi quando l'impasto sarà abbastanza denso e corposo, passatelo sul piano di lavoro, aggiungete la restante farina e continuate a impastare con le mani. È importante tenere sempre il piano di lavoro ben infarinato, perché all'inizio il nostro impasto risulterà molle e colloso, ma nel giro di pochi minuti diventerà solido e sarà ben lavorabile. A questo punto avvolgete nella pellicola e mettetelo 30 minuti in frigorifero. Trascorsi 30 minuti riprendetelo. Tagliatene circa un terzo che metterete da parte. E i restanti due terzi li distribuite in una tortiera da 24 cm unta e infarinata. Dovrete rivestire bene sia il fondo che i bordi. Bucherellate poi il fondo con i denti di una forchetta e farcite con 300 g di confettura di ribes o di frutti di bosco. L'importante è che sia una marmellata dal sapore acidulo. Riprendete la frolla avanzata e stendete anche questa. Tagliate delle striscioline larghe circa un centimetro. E posizionatele sulla crostata formando un reticolato. Tagliate l'eccesso e poi con una forchetta sigillate bene i bordi. Mettete poi un cucchiaino di marmellata in poca acqua, mescolate bene e utilizzate questo composto per spennellare tutto il bordo della crostata. E sul bordo fate aderire 80 g di mandorle a lamelle. Questa è la caratteristica della Linsertort. Queste mandorle disposte lungo tutto il bordo della crostata. Infornate poi a 180 gradi in modalità statica per 35 minuti. E la vostra crostata Linsertort è pronta. Provatela perché vi conquisterà al primo morso, ne sono sicura. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto.